Parliamo di nuovo della strada che da Valcanale conduce al rifugio Alpe Corte. L'amministrazione comunale di Ardesio ha portato avanti tutte le procedure per arrivare alla costituzione di un consorzio tra i proprietari per la sistemazione della strada, appunto. Com'è andata? Allora, l'assemblea è stata convocata per il 9 di aprile e l'intento era quello di raggiungere almeno la quota degli 800 millesimi rispetto alla proprietà. Tant'è vero che proprio il Consiglio Comunale si era espresso e mi aveva dato mandato, quindi potere di firma, nel momento in cui venisse raggiunta con i millesimi di proprietà del Comune proprio di questa soglia, 800 millesimi. In realtà, durante l'assemblea del 9 abbiamo raggiunto soltanto i 330 millesimi, quindi siamo lontanissimi da quello che era il limite minimo che ci eravamo dati e prefissati. Di conseguenza non abbiamo potuto fare altro che prendere atto della mancata volontà da parte dei proprietari di aderire a questo consorzio, che per noi era la condizione sine qua non per poter procedere con i lavori di sistemazione e anche pagarli, perché il Comune ha sempre dato la disponibilità della sistemazione di questa strada a sue spese previa costituzione del consorzio. Il consorzio quindi è evidente che non può essere costituito perché, ripeto, siamo molto lontani da quegli standard che vengono richiesti per poterlo costituire. Di conseguenza, ci muoveremo in altro modo, ovvero nei prossimi giorni daremo via a un procedimento volto alla verifica della situazione della strada e verosimilmente verrà riscontrata una situazione esattamente come quella di 2 anni fa, se non peggio, di 3 anni fa. Ovvero quella situazione che aveva portato alla firma di un'ordinanza di chiusura della strada. E questo procedimento quindi si concluderà con l'installazione di una sbarra all'ingresso di questa strada. Verrà chiusa tramite un lucchetto e questa sbarra quindi, diciamo, tutti i proprietari verranno dotati della chiave per poter aprire questa sbarra. Contestualmente all'installazione della sbarra partiranno altri procedimenti che vedranno il Comune chiamare in causa tutti i proprietari per provvedere alla sistemazione della strada. E a questa sistemazione, che farà riferimento al progetto che era stato a suo tempo depositato dal CAI, il Comune ovviamente metterà la sua quota, che è di 16 millesimi, quindi una parte infinitesimale. Se poi entro un tot di tempo che verrà definito questa sistemazione non avverrà, chiameremo in causa il Tribunale di Bergamo, o meglio il Presidente del Tribunale di Bergamo, e chiederemo che venga nominato un amministratore, scusate, giudiziario che provveda in luogo dei consorzianti a effettuare i lavori e quindi chiedere conto a tutti i proprietari in quota parte per i millesimi. E diciamo che è una tempistica tutto sommato auspicabile per questo procedimento, è indicativamente di un annetto, quindi grosso modo andiamo con l'inizio dell'estate del 2016 e vediamo quali che saranno gli sviluppi. E cosa succederà con i fondi che l'amministrazione comunale aveva messo a disposizione per questo intervento? E questi fondi verranno dirottati su altre attività, sempre nella Valcanale, ma che sono in via di definizione. Stiamo parlando di fondi che sono vincolati, quindi non possiamo utilizzarli per tutto quello che vogliamo, però per ora c'è una certezza, verranno utilizzati nella Valcanale.